Bene, cominciamo con il punto 1 dell'ordine del giorno. Presentazione e approvazione delle linee programmatiche di mandato. Comincia il sindaco Filippo Avanti, prego. Io voglio vedere. Impegna a fare io il signori per cortesia. Buonasera a tutti, grazie Presidente, grazie colleghi assessori e consiglieri comunali. Con il voto del 14 giugno si è chiusa una campagna elettorale per certi versi insolita, aspra, a tratti velenosa, con toni ed accenti di carattere personale, in particolare nei miei confronti sicuramente fuori luogo, che di certo non hanno giovato a chi ne ha fatto uso. Ho avuto modo di dire pubblicamente, in occasione della presentazione della nostra coalizione, che i termini della vita reale non sempre coincidono con quelli della campagna elettorale e che non bisogna mai usare argomenti o parole di cui si debba forse vergognare. Quando le urne sono chiuse e gli elettori hanno pronunciato il loro giudizio anche su tali argomenti. Da oggi però credo sia utile, ma anche necessario, mettere da parte tutto ciò, le asprezze, i veleni, le inevitabili divisioni che si sono create negli ultimi mesi. Il mio auspicio è che si apra ora una nuova fase nella quale si dia forza al dialogo costruttivo tra maggioranza e opposizione, attraverso il confronto, il dibattito serio, corretto ed onesto su problemi reali e sullo sviluppo della nostra città, perché sono convinto e con l'apporto di tutti, con l'unità di intenti, con la più ampia coesione, che si possono raggiungere gli obiettivi comuni. Lavorare insieme per una città non vuol dire rinunciare alla dialettica tra idee e programmi. E dalla dialettica anche aspra ma corretta, infatti, che ne trae alimento la democrazia. È in questo modo che si consolidano e si rafforzano i sentimenti di appartenenza. Questo per tutti noi deve essere un mandato amministrativo all'insegna dell'innovazione, innanzitutto nella sperimentazione di metodi di lavoro e di confronto basati su una maggior capacità e propensione all'ascolto, la condivisione delle scelte e delle responsabilità, la ricerca della partecipazione all'interno di un patto di collaborazione tra amministratori e cittadini. Gentili consiglieri, cittadini, gentili assessori, ho l'onore e la responsabilità di presentare al Consiglio Comunale le linee programmatiche di mandato che sono state condivise dalla mia giunta comunale. Sono linee già sottoscritte dalla forza di maggioranza che a suo tempo ha sostenuto la mia candidatura e che coincidono con il programma presentato nel corso della campagna elettorale. Stasera però vorrei soffermarmi sulle singole azioni descritte nel testo al quale rimando, ma intendo sottolineare i punti più salienti del percorso che si intende intraprendere. La strada da percorrere per risollevare il comune di Corsico, non nascondo, sarà lungo e difficile, e in particolare perché il quadro delle risorse a disposizione degli enti locali è seriamente compromesso a livello nazionale. Siamo consapevoli che la realizzazione dei nostri obiettivi sarà influenzata positivamente o negativamente dalla decisione che si assumeranno in altri livelli istituzionali e in generale dal fatto che l'Italia riesca a recuperare la difficoltà strutturale nelle quali si è trovata negli ultimi anni. A tutto questo va poi aggiunta la particolare situazione in cui si è venuta a trovare il Comune di Corsico, e mi riferisco ai noti problemi legati al bilancio comunale. È bene ricordare, contraendo la spesa, gli ultimi bilanci è stato possibile rispettare il patto di stabilità, contraendo la spesa sulla parte corrente, che ha voluto dire tagli indiscriminati alle famiglie, agli anziani, ai bambini. Vedete, anche l'ultimo bilancio
previsionale del 28 luglio conteneva un taglio di 1.200.000 euro sul taglio sul sociale. Quel bilancio l'ha approvato la mia giunta con voto contrario di coloro i quali hanno previsto i tagli. L'amministrazione comunale dovrà porsi per questo in un modo prioritario il tema delle risorse dell'equità sociale, dell'accesso ai servizi e della lotta all'evasione al fine di garantire gli interessi dei cittadini. I temi di Erignate sono un frutto di una visione che pone la politica a servizio del bene comune e non interessi di pochi. La libertà e la felicità di ogni uomo trovano il loro completamento nel rispetto di tutti attraverso la valorizzazione della capacità di ognuno di superare i propri egoismi e i propri singoli individualismi. Abbiamo l'onore e l'onere di governare insieme il Comune di Cossi, offrendo il nostro contributo per il suo benessere, un contributo con impegno e coerenza. La fiducia accordataci dalla cittadinanza ci impone una valutazione attenta, non solo sulle aree di intervento, ma anche sui metodi ai quali ispirare il nostro operato. L'esigenza di principi di metodo permetterà di guidare l'operato di ognuno di noi in maniera eticamente e moralmente rigorosa. Scusate. I principi di metodo saranno ispirati alla chiarezza nei progetti e nelle decisioni, indispensabili per dare credibilità necessaria al governo della nostra città. Alla partecipazione, si intende favorire il coinvolgimento dei cittadini, alla partecipazione democratica, politica, sociale, culturale, di volontariato, utilizzando tutti gli strumenti, anche informatici, in grado di avvicinare tutta la cittadinanza. All'informazione. La conoscenza serve sia per poter influire sulle scelte, sia per avere una piena consapevolezza dei bisogni e dei diritti. Alla trasparenza, riteniamo tale principio alla base della chiarezza, della partecipazione e dell'informazione ed è in grado di creare quelle condizioni necessarie per eliminare imparzialità o favoritismi, ma che anzi siano in grado di fare nuove possibilità di confronto e collaborazione. All'efficacia e all'efficienza, ovvero un monitoraggio costante sulla propria azione amministrativa e sulla loro capacità di raggiungere gli obiettivi politici prefissati. Tutto quanto soprapremesso con l'intento di porre il cittadino al centro e protagonista dell'attività politica e amministrativa della nostra città. Particolare attenzione va al bilancio comunale, che è il punto nevralgico delle linee programmate. Appare evidente, arrivati a questo punto, che la situazione congiunturale e strutturale impone ed imporrà sempre di più una razionalizzazione della spesa pubblica, a cui sarà possibile far fronte solo facendo proprio il principio spendere meno, spendere meglio. È necessario intervenire sui tagli agli sprechi, e Corsico nel nostro comune sono tanti, e che mai si è voluto seriamente intervenire. Tali scelte saranno rivolte alla riqualificazione dell'offerta dei servizi a partire da quelli sociali. Questi obiettivi dovranno essere supportati da un'attività di controllo della spesa pubblica, dalla lotta all'evasione e all'elusione fiscale, anche utilizzando strumenti istituzionali come la formazione di gruppi di lavoro che utilizzano gli strumenti e i dati a disposizione degli uffici tributi, cosa che già avviene ma va potenziata, migliorata. Saranno impiegati dipendenti per l'analisi dei costi e il confronto delle determine di pagamento per evitare di avere sprechi e accumuli di debiti. Non saranno necessari tagliare i servizi alla persona, ma occorrerà necessaria concentrare sulla diminuzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, riducendo dopo averli individuati tutti gli sprechi. Le somme di spesa a disposizione per l'anno 2015 dovranno essere utilizzate con cura da ogni dirigente e controllate dagli assessori di riferimento, avendo come obiettivo il risparmio e la qualità dell'accesso a beni e servizi.
Detto risparmio ci servirà per intervenire per l'anno 2016 direttamente sulla spesa sociale e iniziare con le priorità che riguardano le manutenzioni della nostra città, che è un colabrodo. In 5 anni 600 metri di asfalto abbiamo ricevuto su 50 km di strada. Occorre attuare il piano di risanamento tenendo conto del principio di solidarietà nei confronti delle famiglie bisognose, dando sempre la sensazione che questa giunta opera e opererà sempre nel rispetto dei principi di equità sociale. Opererà e nell'interesse della comunità. Nei primi 3 mesi il lavoro di tutti i consiglieri di maggioranza e giunta si è concentrato sulle molteplici problematiche per individuare il quadro generale di una situazione complessa e complicata. Questo al fine di focalizzare un metodo di lavoro che vedrà affrontare negli anni a venire in modo preciso, molto più organizzato di un tempo, l'amministrazione del bene comune a garanzia dei diritti di tutti i cittadini nel rispetto della trasparenza e della legalità. Adesso passo a 2 aspetti del nostro programma che riguardano lo specifico 2 deleghe che ho io in capo, che vuol dire l'alta qualificazione urbana e la sicurezza. Allora, il Comune deve guidare lo sviluppo urbano secondo criteri precisi. Non vogliamo alcun nuovo consumo di suolo e di territorio, ma punteremo tutto sulla trasformazione di aree già urbanizzate per riqualificare il nostro tessuto cittadino. Corsico deve dare forma e funzione a un centro che connetta la sua articolazione, come si è definita nel corso degli anni, senza togliere specificità e identità alle singole zone, ai singoli quartieri che hanno situazioni problematiche diverse. La riqualificazione è un'opportunità irripetibile per definire l'identità del nostro comune, migliorando l'arredo urbano e il suo decoro ambientale. Per questo il nostro obiettivo è attivare un tavolo partecipato dei settori interessati come quelli immobiliare, commerciale, ambientale, energetico e dei servizi. Efficienza energetica, uso di energie da fonti rinnovabili, passività energetica delle nuove edificazioni, illuminazione pubblica con smart grid e infomobilità e l'uso dei tetti pubblici e privati per l'installazione di fotovoltaico possono creare una rete di produttori e consumatori di energia, riducendo le spese e le emissioni inquinanti e soprattutto portando investitori sul territorio con proposte appetibili. Non siamo riusciti a portare mai un operatore economico, un imprenditore che abbia mai preso la nostra città come un punto di riferimento dove poter investire. Si erano inventati di tutto e di più, siti manager, siti di qua, siti di là, non è arrivato nessun sito. Occorre affrontare seriamente il problema annoso del teleriscaldamento, rivedendo. Non abbiamo venduto neanche un box, consigliera Ferrucci, neanche un box. Il city manager non è della nostra regione. Neanche, c'era anche lei, c'era anche lei. Occorre affrontare seriamente il problema annoso del teleriscaldamento rivedendo tariffe e consumi. Il Comune favorirà il suo esito nel progetto di riqualificazione urbana, a partire dalla garanzia dei tempi certi per le pratiche e dalla trasparenza dei progetti che verranno portate a conoscenza dei cittadini in tempi utili per consentire critiche e miglioramenti. Questi criteri sono le guide per redigere, adottare e modificare l'attuale PGT. Occorre mantenere i vincoli di difesa del nostro Parco Sud e garantire la qualità edilizia per non modificarne il patrimonio ambientale a cui il Naviglio Grande che ha dato nei secoli storia, cultura e identità a Corsico. Siamo fermamente determinati nel cercare una soluzione che porti a conclusione il recupero dell'area ex deposito ATM, una storia vecchia, ormai ventennale, che mai si è riuscita a concludere.
in modo da realizzare un parcheggio pubblico che favorisca l'accessibilità al nostro centro storico. Occorre pensare, col supporto dei cittadini residenti, a una seria riqualificazione del quartiere Burgo, oggi privo di ogni tipo di servizio primario. Problema sicurezza. E come sapete, sul tema sicurezza è uno dei capitoli che della nostra amministrazione, della mia giunta, ci sta particolarmente a cuore. Su questo ho già aperto tavoli di sovracomunalità con 21 sindaci del sud-ovest milanese, perché ritengo che Corsico debba riprendere il suo ruolo di città e comune capogruppo di progetti, perché è dotata di capacità, di professionalità. La sicurezza per Corsico è un argomento di assoluta e strategica importanza. Occorre riappropriarsi dei propri spazi, occorre riportare la polizia locale a Corsico, non concedere alle mobilità. 39 agenti di polizia locale con me assessore, 23 agenti di polizia locale con me sindaco. Passi da gigante verso la sicurezza. È chiaro e pacifico che la sicurezza, la sensibilità non per tutti è uguale, ma io su questo ci sto lavorando, sto trovando le medesime sensibilità con i sindaci, con i, a me vicino non politicamente, a me vicino inteso come conurbazione di area omogenea, e su questo questa sera porteremo un'importante approvazione in consiglio della convenzione della polizia sovracomunale, che è solo l'inizio per andare a dare corpo a una definizione vera, concreta, di ragionamenti che si devono estendere poi in maniera propositiva in una ridefinizione che riguarda l'utilizzo, ottimizzando al meglio risorse, uomini e mezzi attraverso i comuni a noi vicino. Per noi la polizia locale deve essere un fiore all'occhiello, ma lo deve essere per l'attività che svolge, per la serietà, per come svolge e la competenza. Abbiamo settimana scorsa fatto già primi interventi con 13 pattuglie e devo dire che l'apprezzamento dei nostri cittadini su questi temi sono veramente molto alti. Vedete, su questa questione il vostro sindaco sarà non sensibile di più. Stiamo lavorando in sinergia con le forze di polizia, carabinieri e guardia di finanza, con la polizia locale di Milano, che mette a disposizione anche le unità cinofre o quanto mi serve per operare congiuntamente, e abbiamo la disponibilità quanto serve anche della polizia di Stato. Per cui io lavoro in questo modo. La politica non inizia e non finisce a Corsico. La politica deve andare oltre Corsico. La politica deve guardare un futuro di una città metropolitana che vada a vedere con serietà quelli che devono essere i servizi da dare ai nostri cittadini, che diversamente non riusciremo più a sostenere le spese, in quanto ovviamente le situazioni dei trasferimenti sono sempre meno e questo non permette, con questi patti di stabilità, questo irrigidimento non ci consente di poter utilizzare risorse da poter investire. Anche su questo concludo proprio, abbiamo già messo la richiesta di 4 nuovi agenti, l'abbiamo votato nel bilancio previsionale e questa è una cosa che abbiamo messo noi, cioè qualche cosa abbiamo messo anche noi in quel bilancio, no? Tutto il resto purtroppo non potevo modificarlo, qualche cosina abbiamo partecipato e per cui noi andiamo verso questa strada, tranquillamente, perché poi anche paradossale, la presentazione della linea guida di mandato, no? È un'altra difformità della politica italiana, cioè i cittadini mi votano sul mio programma, io lo porto in consiglio per farmelo votare, cioè è un po' strano, però
2013 ben pensanti hanno deciso che le linee guida si portano in consiglio, però non abbiamo problemi perché questo qua ci dà l'aiuto vero di far conoscere quello che sarà, diciamo, il nostro percorso che ci vedrà impegnati nei prossimi anni. Grazie. Passiamo la parola assessore Perotta, vice sindaco, prego. Buonasera signor Presidente del Consiglio, signori consiglieri, assessori e tutta la cittadinanza presente. Vorrei iniziare precisando che questa amministrazione ha intenzione di promettere ciò che è in grado di mantenere. Quindi esporrò in breve ciò che si potrà fare nell'ambito delle mie deleghe con le risorse a disposizione derivanti dalle entrate proprie e dai trasferimenti dello Stato. Le linee programmatiche che ha appena presentato il sindaco Filippo Errante vedranno impegnate nei prossimi 5 anni tutte le forze politiche della coalizione di governo per migliorare l'offerta dei servizi all'utenza ed è obiettivo comune recuperare il dialogo con la cittadinanza che deve poter contare su un comune attento ai suoi bisogni e capace di dare risposte puntuali e tempestive. Riorganizzeremo la macchina comunale puntando sull'innovazione e la qualità dei servizi. Sarà compito dell'assessorato monitorare l'attuale organizzazione in termini di competenze, spazi, informatizzazione delle procedure e proporre ogni modifica necessaria a renderla più funzionale alle esigenze della cittadinanza. Valorizzeremo le risorse umane presenti all'interno del Comune, incentivando gruppi di lavoro affinché tutti possano dare il massimo contributo per migliorare la qualità dei servizi. Sarà curata la formazione permanente dei dipendenti in sede e per gruppi, cercando soluzioni che ci consentano, pur con le ridotte capacità di spese imposte dalla legge, di sviluppare le tematiche delle relazioni con l'utenza, la semplificazione del linguaggio e la gestione delle risorse. L'assessorato dovrà affrontare costantemente il monitoraggio delle voci di spesa corrente, amministrando i soldi dei cittadini corsichesi con la consapevolezza di far parte di un'amministrazione che rispetta tutti i cittadini e lavora per il bene esclusivo della città. Per fare ciò ci impegniamo a lavorare con il massimo rigore e trasparenza, eliminando qualsiasi spreco e senza aumentare imposte e tasse, ovviamente compatibilmente con i tagli dei trasferimenti statali. Lavoreremo per realizzare gli spazi e per razionalizzare gli spazi e ridurre le spese fisse per la gestione degli immobili comunali. Ciò ci consentirà di recuperare risorse per ridurre l'imposizione fiscale, dando la priorità alle famiglie corsichesi che vivono in condizioni di disagio. Libereremo gli immobili valorizzabili e alienabili, i cui proventi straordinari saranno destinati al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità e si punterà a mantenere l'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti in linea con l'andamento regionale circa 30 giorni. Interverremo anche sul riequilibrio dei costi e dei proventi dei servizi a domanda individuali per incrementare i tassi di copertura. Non saranno in ogni caso tollerate situazioni debitorie e morosità da parte di coloro che cedono i servizi a domanda individuali e che non siano giustificate da documentate condizioni di disagio socio-economico. L'amministrazione
L'amministrazione proseguirà nello scambio informativo con le agenzie fiscali per contrastare i fenomeni di evasione e valuterà ogni opportuna azione per rendere più efficiente il recupero delle morosità con l'obiettivo di pagare tutti e pagare di meno. Nella mia carica di assessore allo sportello unico delle attività produttive, il SUAP, quello che una volta era chiamato commercio, sono convinta che solo cooperando quotidianamente con gli operatori commerciali si possano ottenere dei buoni risultati avendo come fine comune il bene collettivo. In questi anni di mandato vorrei riavvicinare l'amministrazione ai cittadini e agli operatori commerciali. In quest'ottica mi sono ripromessa dal mese di settembre di incontrare i nostri commercianti direttamente in modo da dare un volto al mio nome. Per ora sono riuscita a ricevere i rappresentanti dell'Unione Commercianti e una delegazione di operatori di aree pubbliche. Per il mese di ottobre sono stati già calendarizzati degli incontri con le grandi strutture di vendita, IKEA e Centro Commerciale Estrolunga. Al fine di semplificare e ottimizzare l'iter burocratico delle attività commerciali, ho chiesto a tutti i commercianti che ne fossero in possesso di comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata e non all'ufficio SUAP. Nel più breve tempo possibile ho in progetto con i collaboratori dell'ufficio SUAP la redazione di un regolamento sulle aree pubbliche al fine di risolvere le innumerevoli problematiche relative ai mercati, posti vacanti, collocazioni di aree destinate al commercio e dare attuazione alla direttiva Bolkestein. Tale direttiva ha infatti portato dei cambiamenti nel commercio su aree pubbliche. In particolare, per quanto concerne le concessioni decennali, non sono più ammesse rinnovi automatici. Le concessioni scadute prima del decreto attuativo della Bolkestein, questo è successo nel 8/5/2010, mantengono la loro scadenza nel 2020. Quelle con scadenza successive sono prorogate fino al 2017, anno in cui provvederemo alla riassegnazione dei posteggi seguendo le linee guida dettate dalla Bolkestein, naturalmente mettendoci a disposizione degli operatori per ogni informazione utile che controlleremo. Per incentivare le attività economiche facendo rivivere il nostro territorio abbiamo calendarizzato una serie di manifestazioni. A Natale sono in programma i mercati natalizi, due domeniche al 20 e 25 dicembre, il mercato dei creativi e degli arti mestieri. Inoltre, su richiesta del nostro sindaco, stiamo valutando alcune proposte, tra cui le casette della Val di Non, che dovrebbero essere presenti sul territorio dal 4 al 6 dicembre nel centro storico. Altra prossima meta sarà la rielaborazione del regolamento delle auto pubbliche, taxi e NCC, che sarebbe noleggio con conducente. L'ultima versione del regolamento del Comune di Corsico risale al 1978. Per vostra informazione, il Comune di Corsica ha 12 taxi e 4 NCC e queste sono cifre predefinite dalla Regione Lombardia e sono modificabili solo mediante la conferenza di servizi. Se vi può interessare, una relazione degli ultimi dati relativi alle attività commerciali, commercio fisso e pubblici esercizi, vi do i seguenti dati riguardanti il territorio nell'anno 2014. Sono presenti 395 attività di commercio al dettaglio, di cui 81 alimentari. Nell'anno in esame 16 attività hanno chiuso. Esistono 4 grandi strutture di vendita, di cui un alimentare. Ci sono 26 medie strutture di vendita, di cui 4 alimentari. Per quanto concerne gli esercizi di somministrazione e alimentari e bevande, le attività sono 129. Mi sembra io questo quello che devo dire. Vi ringrazio per avermi ascoltato. Grazie.
Grazie Assessore, passiamo la parola all'Assessore Nei. Prego Assessore. Buonasera. Allora, idee di cittadini programmati. Vorrei salvaguardare e custodire la segretezza, il fascino della nostra città, renderla ancora più accogliente, attrattiva ed inclusiva, capace di creare importanti opportunità e favorire energie nuove. Da questa situazione non si esce con correzioni di lieve entità, ma con interventi di sistema e soprattutto con una nuova visione di città. Un progetto armonioso che guardi al futuro con ottimismo e si impegni a costruire il futuro dal presente. Non soltanto come assessorato dunque, ma è come comunità che queste nuove ed inedite sfide andranno affrontate, ovvero insieme ai cittadini, alle forze economiche e sociali del paese, all'associazionismo, a tutte quelle energie presenti nella società corsinese che hanno a cuore il futuro della nostra città. Un patto sociale che permetta di avviare una nuova fase di sviluppo, di crescita e di benessere per il prossimo quinquennio. Una regia che agisca sulla base di una strategia politica, affinando gli strumenti di collaborazione tra pubblico e privato, creando le condizioni per catalizzare investimenti da parte dell'imprenditoria su progetti di interesse comune. Ora, studio, analisi, ideazione, pianificazione e programmazione, esecuzioni e verifica di un progetto sono fasi ineludibili e devono diventare procedure più snelle, dato che negli ultimi anni tutto era diventato progressivamente più complesso. La pubblica amministrazione vicina ai cittadini e alle imprese è una necessità non rinviabile. La semplificazione burocratica, lo snellimento del sistema, il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi sono fondamentali per avere istruzioni moderne, amiche dei cittadini e punto di riferimento attivo delle attività economiche. La mia idea di città individua lo sviluppo e si sviluppa principalmente su 5 punti fondamentali. Questi sono la sicurezza, uguaglianza tra i nostri cittadini, ad esempio chi ha i requisiti ottiene, chi non ha i requisiti non ottiene. Qualità della vita, controllo più efficace sugli interventi di manutenzione e razionalizzazione dei costi, dove possibile, per poter liberare risorse da destinare ad altre voci. Tenendo sempre focalizzata l'attenzione ai 5 macro temi, entro nel merito delle mie linee programmatiche per quanto riguarda le mie deleghe, che sono lavori pubblici, riqualificazione urbana, edilizia pubblico-privata e patrimonio immobiliare. Edifici scolastici, prima sicurezza, la sicurezza dei più piccoli. Sono particolarmente sensibile all'argomento in quanto questa tipologia di struttura comunale è frequentata da bambini in età da 3 mesi fino ad un'età adulta. Gli edifici scolastici, come dice la parola, vengono identificate tutte quelle scuole di corsico, impianti sportivi, siti in territorio, biblioteche, piscine, eccetera. Appena ottenuto il mio incarico, ho provveduto assieme al dirigente, ai geometri e da tutto il personale tecnico ad una ricognizione dello stato attuale delle strutture scolastiche, pianificando interventi in base al livello di pericolosità riscontrato. Come target si proseguirà nel reperire fondi e finanziamenti per la riqualificazione delle nostre strutture, come è stato fatto per la Campione Mascherpa. A tal proposito aggiungo che il bando è stato chiuso ed è stato vinto, quindi è stato dato il bando per un totale di 542.426,20 euro. Quindi prima cosa portata a termine. Illuminazione. L'illuminazione è un altro punto di sicurezza. È percepita dai cittadini come ineludibile e non più procrastinabile nel tempo. Anche in questo caso stiamo provvedendo all'individuazione di nuovi punti luce nelle strade, nei parchi cittadini, che con la periodica potatura di alberi
contribuisce ad un aumento del livello di sicurezza percepito. A tal proposito, è oramai pronto il nuovo bando per l'illuminazione pubblica che a breve verrà messo in gara. Piano di manutenzione. La sicurezza del singolo cittadino passa anche attraverso una strada efficiente, un marciapiede senza insidie ed una città più vivibile per i meno fortunati. Adattamento alle barriere architettoniche. Bisogna migliorare e dare maggior controllo, e io pure te, agli interventi manutentivi come la sistemazione di buche, marciapiedi, tombini, eccetera. Per fare questo ed essere sempre sul pezzo, io e il mio ufficio stiamo predisponendo un nuovo piano di manutenzione delle vie, delle piazze, sulla base di priorità contingenti ed anche sulla base delle segnalazioni che in questi mesi sono pervenute all'ufficio. Innumerevoli. A tal proposito, abbiamo in cantiere un paio di idee che, se fattibili, porterebbero beneficio a tutti noi. Abbiamo pensato ad un bando associato con i comuni limitrofi per cercare di ridurre i costi, cercando di migliorare il servizio di manutentivo. In più, vista l'esperienza di Milano, di poter applicare un nuovo asfalto speciale per le buche stradali. Molto elastico e mescolato a fibre sintetiche per favorire il compattamento al passaggio dei veicoli. Questo asfalto non si sgrana, si rapprende subito e si stende ulteriormente sulla strada quando passano le auto, aderendo bene ai cordoli della buca stessa. Il nuovo prodotto funziona. Infatti, prima per l'asciugatura servivano 3 giorni, ora bastano 10 minuti. E con il traffico il materiale si compatta ancora di più. Il nuovo asfalto costa 25% in più rispetto alla copertura invernale normalmente utilizzata, ma la spesa verrà ammortizzata da una manutenzione più semplice e da un numero inferiore di uscite a carico delle ditte specializzate. È stato fatto una prova dal Comune di Milano, è iniziata nel febbraio del 2013 e è stato fatto proprio in comparazione con la copertura di circa 927 buche, in parte con l'asfalto nuovo e in parte con l'asfalto vecchio a carico. Bene, nel 2014 hanno riproposto di nuovo la manutenzione per circa 601 buche, quindi vuol dire che un terzo in meno non sono state più toccate. Quindi vuol dire che le potenzialità di questo tipo di asfalto ci sono e noi stiamo provvedendo, lo porterò a breve in giunta, stiamo predisponendo tutto il materiale per poter prenderlo anche noi e applicarlo ovviamente alle nostre strade. In più, visto che parliamo di manutenzione, volevo citarvi altri due numeri che mi fanno capire che non siamo rimasti con le mani in mano dalle segnalazioni dei cittadini. La prima è la manutenzione dei manti stradali, segnaletica, uffici, parchi, giochi bimbi, eccetera. Sono stati un totale di 180 interventi da giugno e 162 da quando sono assessore. Tutti interventi portati a termine. E ce ne sono, se non mi ricordo male, altri 52 in essere che saranno portati a breve a termine. Per quanto riguarda invece tutti gli impianti elettrici delle nostre strutture, il totale degli interventi sono stati 39 dal 3 di luglio, dal giorno del mio insediamento. Edilizia pubblico-privata. Questa delega può essere tranquillamente divisa in due, lo dice anche la parola, dove l'edilizia privata prevede un monitoraggio costante ed un maggior controllo sulle richieste dei permessi per costruire. Invece, sulla delega all'edilizia pubblica, il discorso è un poco più complesso. Essa comprende tutte le case ERP, che tradotto significa edilizia residenziale pubblica,
dove anche in questo caso, in questi mesi di assessorato abbiamo provveduto ad una rimodulazione mappale degli appartamenti comunali, non ancora conclusa, devo dire, con le relative segnalazioni pervenute dall'ufficio, listando una nuova priorità di interventi manutentivi agli edifici, in quanto la casa è un diritto del cittadino e la sicurezza è un dovere dell'amministrazione verso gli stessi cittadini, ivi residenti. Si sta ragionando, idea ancora per mettere giù in gergo tecnico in studio di fattibilità, quindi proprio agli albori, anche sulla vendita del patrimonio ERP, ove possibile a prezzi calmierati e ovviamente col diritto di prelazione verso quegli stessi inquilini residenti nelle nostre case. Abbiamo approntato la documentazione tecnica del progetto preliminare per gli interventi a carattere d'urgenza per la riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale, finalizzato ad interventi volti al recupero e alla qualificazione del patrimonio ERP per ridurre sensibilmente il fabbisogno e il disagio abitativo. Per farvela breve, mi dilungo. Bando regionale, noi abbiamo partecipato, abbiamo predisposto due edifici comunali, quindi bando regionale, abbiamo scaricato tutto il bando, abbiamo approntato gli studi e abbiamo, siamo riusciti a partecipare in tempo utile. Quindi cosa prevede questo bando che noi vogliamo partecipare per poter avere i finanziamenti? Abbiamo individuato due case ovviamente comunali. La prima si trova in via dei Navigli 1 e la seconda si trova in via Achille Granti 26, perché versano veramente in condizioni pietose. Il primo intervento, quello su via dei Navigli 1, riguarda la bonifica del cemento in amianto, rimozione del manto di copertura già incapsulato, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata, realizzazione della nuova copertura in lastre grecate in lega di alluminio, eliminazione delle infiltrazioni, posa mediante rifacimento a porzioni di tetto, posa dell'intera copertura di scossalina, sempre in lega di alluminio. Il bando cosa prevede? Prevede che può essere finalizzato, può essere pagato fino a un massimo di 50.000 euro. Quindi 50.000 euro, noi con questo intervento andiamo a spendere 49.902 e ci rimarrebbe solamente fuori l'IVA del 22%, che sono circa 10.900 euro che mettiamo noi come comune. Questo è il primo intervento di via dei Navigli 1. Il secondo, l'edificio residenziale in via Grandi, prevede il ripristino delle condizioni di sicurezza dovute al distacco diffuso di parte di rivestimento mediante la verifica complessiva delle zone oggetto di degrado. Quest'estate abbiamo fatto un sopralluogo, io, l'assessore Manino e i tecnici, siamo andati e abbiamo verificato per un pelo non ci cadeva addosso un pezzo, si è caduto a 20 centimetri. A mio destra, è stato duro, non lo sapevo, rasatura di tutte le parti oggetto di intervento e dalla pitturazione complessiva a finire della facciata d'ingresso, quella fronte sud, quella verso l'interno, non quella che dà sul virus. Anche questo intervento è stato formulato nel bando, questo lo riusciamo a coprirlo totalmente perché il tutto prevede 30.358 come imponibile, un'IVA di 22.000 del 22% di 6.678 e ci sta anche all'interno gli imprevisti di spese tecniche per un totale di 2.009, solo il totale fa 40.000, quindi ci stiamo alla grande. E queste cose l'IVA del 22? Sì, l'IVA del 22. Scusate, poi avanti consigliere Negro, grazie. Terzo argomento, l'area urbana. Per quest'altra delega, io del mio ufficio abbiamo iniziato a mettere in cantiere una manutenzione programmatica
focalizzando il nostro interesse sui giochi nei parchi, con la ricerca sistematica di tutti quei giochi rotti o comunque non più utilizzabili, per ripristinare il tutto e riportarli alle strutture originarie per poter essere sfruttati dai più piccoli. Abbiamo raccolto in questi pochi mesi segnalazioni e richiedenti interventi manutentivi, anche verso panchine, anche con richieste di nuove installazioni. In questo caso siamo già intervenuti con la sostituzione o l'installazione di nuove panchine in piazze o parchi. Stiamo anche studiando la possibilità di sostituire tutte le panchine senza la parte verticale, ce ne sono parecchie nei nostri parchi, dove praticamente ci si poggia la schiena, con un tipo di panchina che invece comprende questo particolare. Questo perché dalle varie segnalazioni giunte molte andavano verso questa direzione. Abbiamo visto anche che questo intervento, che può sembrare di un'utilità banale, come intervento invece serve per migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini. Quindi si proseguirà lungo la strada degli interventi mirati secondo un programma di interventi già predisposto. A tal proposito vi aggiorno sull'avviso della manifestazione di interesse riguardante le proposte progettuali per la mobilità ciclistica. Se vi ricordate, feci questo intervento nello scorso consiglio comunale, anche qui protocollato il 6 agosto, quindi siamo andati avanti, quindi la promessa è stata fatta. L'altra invece devo dirvi che è stato fatto il bando scade il 30 di questo mese, quindi mancano ancora 2 giorni, c'è il bando per lavori in economia per la manutenzione di ripristino e adeguamento della segnaletica orizzontale. Non devo dire a nessuno che a Corsico le segnalazioni non ci sono, le segnaletiche, pardon, suggerisco di analogia. Concessioni spazi comunali, demanio pubblico. Questa delega prevede tutte le strutture date in concessione a terzi oppure utilizzate dal comune stesso. Prego un po' di attenzione qua, è importante, per piacere. Questa delega ho in programma l'individuazione di 2 o 3 strutture comunali in cui accogliere le numerose associazioni presenti sul territorio. Ad una prima indagine sull'utilizzo delle strutture date in concessione ho riscontrato la loro dispersione sul territorio comunale, con costi elevati nelle utenze e con costi alti per la loro manutenzione. La situazione contingentale non ci permette più di continuare ad andare nella direzione fino ad ora praticata dalle passate giunte. Bisogna dare una sferzata ai costi non più sostenibili dall'ente comunale. La soluzione che più si avvicina alla mia idea di riduzione dei costi è quella dell'accorpamento in poche sedi individuabili subito dal cittadino. Adesso se uno ha bisogno di un'associazione deve prendere la mappa di Corsico, l'associazione è qua, quest'altra è qua, quest'altra è qua, devo prendere la macchina per fare il giro del locale, con una netta riduzione dei costi manutentivi, perché se sono 3.000 diventano 3, viene da sé che ho anche una riduzione dei costi di manutenzione. In più vorrei che passasse il messaggio di equità. Ho riscontrato, da quando io ed il mio ufficio abbiamo preso in mano questo argomento, una disparità di trattamento che non può e non deve continuare ad esistere. Tutte le associazioni saranno coinvolte in questo processo decisionale, perché io voglio così, pagando una quota concordata per far fronte alle spese non più sostenibili dal comune. Ben inteso, metri quadri X, 100 euro, gli stessi metri quadri, 958 euro. C'è qualcosa che non gira, io non voglio più queste disparità. Quindi si concorderà con le associazioni questo processo, ma questo processo va fatto. In conclusione, per concludere ed espletare al meglio il mio pensiero in questa legislatura, figuro in percentuali quali sono le mie priorità per il prossimo quinquennio. Cioè, avendo una torta di 100%, vi dico, l'edilizia scolastica è un'attenzione pari al 40%,
quindi priorità massima. Illuminazione e manutenzione pari al 40%. Edilizia pubblico-privata pari al 10%. Arredo urbano pari al 5%, non perché non me ne frega niente, ma perché se gli interventi che io ho in mente di fare riesco a farli, andranno in porto, ci sarà poco da dedicare all'arredo urbano. Concessione spazi comunali 5%. Anche qua ve l'ho spiegato due secondi fa. Se si dovesse andare in porto, se dovesse andare in porto quello che ho in mente, si ridurrebbero i costi, quindi riducendo i costi si avrebbe poche uscite. Il comune potrebbe fare in modo che questo 5% si verifichi per i prossimi 2-3 anni. Grazie.